Una delle cose che mi chiedo quando ho un po' di tempo e posso organizzare un viaggio è dove vado e come faccio a spendere poco. Spesso la migliore soluzione per risparmiare e viaggiare è cercare posti vicino a noi, ma quando invece vogliamo uscire dal paese per scoprire una nuova nazione, come possiamo fare? Bisogna trovare quel tanto ambito volo low cost, oltre ad un buon hotel economico per dormire. Ma come trovare e prenotare i voli low cost? Uno dei siti che utilizzo per trovare i miei voli low cost è sicuramente Skyscanner, in quanto mi consente di comparare più destinazioni allo stesso tempo. Infatti, quando ho più libertà, tempo libero, quello che faccio è far decidere a Skyscanner dove andare in base al prezzo. In questo caso, selezionando Roma e selezionando ovunque, ed ad esempio tutto il mese di dicembre, quello che farà il motore di ricerca è comparare il costo di ogni singolo biglietto di andata e ritorno per tutti i giorni del mese. Molto interessante l'opzione Alert, che ci consente di ricevere informazioni ogni volta che il prezzo aumenta o si abbassa. Un altro sito che utilizzo per cercare dei voli low cost è sicuramente Kayak, perché ha una funzionalità molto interessante che si chiama Explore e ci consente di visualizzare su una mappa le possibili destinazioni dove andare, scegliendo un aeroporto di partenza, un budget e un mese nel quale vogliamo partire. Possiamo selezionare in questo caso anche le stagioni, per esempio autunno, inverno, estate o primavera. Se abbiamo molta flessibilità, il sistema di Kayak ci consente di risparmiare un bel po'. Ciao a tutti amico di YouTube, spero che questo video vi sia stato utile per prenotare il vostro volo e se avete qualsiasi domanda o richiesta potete lasciarmi un commento e vi risponderò il prima possibile. Voglio darvi ulteriori due consigli. Il miglior giorno per prenotare un volo low cost è il martedì alle ore 15, in quanto le compagnie aeree che non hanno riempito i loro voli per il weekend, quello che fanno è abbassare i prezzi. Quindi se state organizzando un volo last second, quello che bisogna fare è prenotare il martedì alle 15 del pomeriggio. Inoltre vi consiglio di prenotare il vostro volo 6 settimane prima della data di partenza per assicurarvi il miglior prezzo. Prima di andare via questa settimana voglio consigliarvi il canale di due ragazzi fantastici che stanno organizzando il loro viaggio in Giappone. Sono stati molto utili perché anche io sto organizzando un viaggio in Giappone e si chiama il canale Red ed Amame. Spero di averlo detto bene, comunque troverete il link in descrizione. Vi chiedo inoltre di lasciare un mi piace sotto questo video, un commento e di iscrivervi al canale per non perdere il prossimo video la prossima settimana. Ciao ragazzi!